Mi presento, io sono Mirko Lalli, sono il responsabile marketing e comunicazione della Fondazione Sistema Toscana. Fondazione Sistema Toscana è un ente controllato dalla Regione Toscana, faccio anche altre cose, andate a cercarlo su Google. Vi raccontiamo stamani un caso che abbiamo curato noi per l'assessorato al turismo della Regione Toscana riguardante la promozione turistica e un nuovo modo per quanto riguarda l'Italia, ma non solo, di posizionarsi in maniera completamente differente, soprattutto online. Che cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto di riposizionare il brand Tuscany usando delle leve emotive e ci hanno chiesto di riposizionare i flussi turistici della regione toscana, 42 milioni di turisti nel 2007, diminuendo il turismo mordi e fuggi, quindi aumentando il tempo di permanenza, portando turisti più qualificati, portando turisti più consapevoli che potessero muoversi anche non solo nelle mete di massa classiche da cartolina della regione toscana, ma consapevolmente con un turismo cosiddetto slow anche nelle mete di nicchia. Il problema è iniziato quando abbiamo approcciato il mondo pubblico, insomma, non sempre pronto a capire quali erano le potenzialità del digitale. Mi ricordo all'epoca che in realtà il problema era ben maggiore: il mondo del turismo, il marketing in generale si sta interrogando tuttora di qual è il suo futuro e come i media digitali in realtà ne stiano, qualcuno dice, causando la morte. Quali sono le dinamiche che abbiamo analizzato? Le dinamiche che abbiamo preso in considerazione: innanzitutto l'aspettativa diffusa della condivisione. Chi si occupa di social media sa quanto ad esempio i nativi digitali oggi non considerino un valore la privacy, cioè la condivisione delle proprie emozioni diventa uno dei driver fortissimi, soprattutto nel turismo. E altro driver importante, l'opinione degli altri turisti conta maggiormente delle comunicazioni dei brand e dei territori. Quindi se una persona che io considero un mio amico, comunque una persona come me, si è trovata bene in una certa destinazione, in un certo ristorante, in un hotel, io avrò maggiori probabilità di trovarmi bene. E non sono numeri piccoli, fenomeni piccoli, soprattutto se considerate che dei 550 milioni di 600 in realtà di utenti Facebook, guardate com'è la composizione. La sorpresa è anche nella composizione demografica, non sono esattamente teenager. Questo è tra l'altro in Italia, che è un mercato meno maturo relegato ai social media. Negli Stati Uniti la fascia che cresce maggiormente di Facebook sono la fascia femminile sopra 55 anni rispetto allo scorso anno. L'Italia ha anche il primato del maggior numero di ore passate su Facebook nel mondo. Non potevamo certo fare una campagna di advertising tradizionale, lo sapete, qualsiasi ricerca contemporanea dice che nessuno crede più alla pubblicità, non sto a spiegarvelo, non ci sarebbe tempo, si aprirebbero altre fonti. Tra l'altro, scusate l'immagine, l'originale Socialnomics, Eric Kohlman, soltanto il 18% delle campagne televisive, mercato americano anche questo, genera un ritorno di investimento positivo. Questo è un dato sconvolgente. Sarei curioso di sapere, riferito al mercato italiano, ma non credo che siamo molto lontani. Da dove siamo partiti? Siamo partiti ovviamente dall'ascolto, dal monitoraggio delle tendenze e dall'ascolto della rete. Ascolto che si è tradotto in alcuni indicatori che adesso vi dico, ma soprattutto ci siamo accorti anche che nel 2010 in Italia c'è stato il sorpasso. Se voi considerate l'intero comparto turistico mondiale, più del 50% del transato economico passa ormai per l'online e va bene, questo ci sta, in Italia il 51%, negli Stati Uniti intorno al 60%, già dal 2009. Ma quello che è molto più interessante e rilevante per lo scenario è che passa sì il 51% per l'online, ma il 97% delle persone sceglie la destinazione online. Quindi magari va a comprare in agenzia, ma dopo aver scelto dove andare in vacanza online. In base a cosa sceglie? E se vedete al primo posto di questo grafico, ricerca Focusrite, ci sono le recensioni nelle online travel agencies, classico, tutti vanno a vedere le recensioni su TripAdvisor, spero, prima di prenotare, ma al secondo e al quarto posto ci sono le foto e i video di altri viaggiatori.
cioè i contenuti che voi generate durante le vostre vacanze vanno a influenzare altri turisti che possono scegliere o non scegliere una destinazione non in base alla comunicazione di marketing della destinazione, che pesa sempre meno, ma in base ai contenuti dei turisti stessi. Tra l'altro, questa è un'incursione ma la lascio, siccome la campagna la modifichiamo via via, una recente ricerca inglese dice che più del 50% dei turisti è disposto a cambiare destinazione in base o meno alla presenza del wifi free. Noi insomma vogliamo in Toscana fare una battaglia, ci piacerebbe davvero che ci fosse il wifi free per tutti, in realtà è diventato anche questo un fattore di scelta. Come è un fattore di scelta, e anche questo c'entra con il digitale, come vi faccio vedere, l'influenza delle compagnie low cost, perché c'è una categoria di turisti, cosiddetti city hopper, che sceglie la destinazione turistica in base alle offerte delle compagnie low cost. E vabbè, cosa c'entra col digitale? C'entra perché immediatamente sono nati una serie di portali, che questo è Vola Gratis, vedete c'è un tab dove c'è scritto trova offerte, ma quello che mi piace di più è questo, che si chiama Kayak. Voi mettete l'aeroporto di partenza, il giorno che volete partire, e vi fa vedere una mappa con tutti i costi. Capite come è semplice value for pricing, cioè scegliere esattamente quello che io voglio spendere e vedere una mappa di tutti i costi? E capite quanto sarebbe semplice per una destinazione influenzare queste dinamiche? Io vado da Ryanair, voglio destagionalizzare su un mese, in Toscana a novembre è una stagione più o meno dove vengono meno turisti, e faccio un accordo con le compagnie low cost e porto i biglietti ad un prezzo più basso esattamente nella stagione in cui voglio che arrivino i turisti. Nessuno lo fa in Italia, all'estero lo fanno tutti. Come si è composta la nostra strategia? Questa è una mappa dei pesi relativi e tranne la parte cerchiata tutto il resto è assolutamente digitale. Avevamo a disposizione poco meno di 15 milioni di euro, che per una campagna worldwide è assolutamente nulla, cioè fate una campagna televisiva con 15 milioni di euro, non, anche solo in Italia, insomma, non raggiungete nessuna copertura. In realtà i pesi sono relativi, in che senso? Nel senso la campagna TV che voi vedete nella parte analogica giustamente pesava circa 4 milioni di euro, la campagna social media ne pesa circa 2, ma 2 milioni investiti in una campagna social media non è esattamente lo stesso peso relativo di 4 milioni investiti in televisione, questo penso sia chiaro. È un, così come 2 milioni di euro web ADV investiti in Google pay per click, 2 milioni di euro di search non è esattamente 4 milioni di euro in televisione, sono uno tsunami che infatti ci sta portando 300.000 contatti al giorno sui canali di destinazione. È interessante però quello che abbiamo costruito, c'è un ecosistema digitale di strumenti per sostanzialmente accompagnare il turista nella scelta della destinazione, quindi creare l'aspettativa, creare le emozioni con una finalità. Come mai abbiamo costruito tutta una serie di strumenti che poi magari Federico dettaglia meglio anche i singoli strumenti, mi interessa però a me la strategia, cioè perché e con quale finalità abbiamo fornito una serie di strumenti. Quello che mi interessa è non mettere l'accento sullo strumento, ma sul contenuto e sulla destinazione. Cioè gli strumenti li abbiamo costruiti, come dice Donald Norman nella caffettiera del masochista, per ridurre il golfo dell'esecuzione. Cioè, avete mai provato, io l'ho provato, a cercare di andare in vacanza da qualche parte e non riuscire a capire né cosa offre, né come si fa a prenotare, quali sono gli eventi, perché devo andare in un certo posto? Spesso alcune destinazioni è difficilissimo riuscire a muoversi anche usando i canali digitali. Ecco, noi abbiamo voluto semplificare la vita al turista dall'inizio della sua, non della vacanza, dall'inizio dell'esperienza che si forma già prima della vacanza fino al suo ritorno. Che vuol dire? Vuol dire anche semplificare la condivisione delle sue esperienze attraverso i canali digitali che abbiamo visto essere così importanti. E il cuore della campagna è stato la creazione, credo per la prima volta sicuramente in Italia, ma potrei anche dire senza timore al mondo, di un social media team di persone, questo stiamo parlando del 2009, cioè un team di nativi digitali casualmente, non è stato un fattore di scelta, quindi 15 ragazzi scelti con modalità completamente online,
tutti casualmente nati dopo il 77, il coordinatore poi tutti degli anni 80, che hanno il compito di parlare della Toscana sui nuovi media. Sono i social media reporter della Toscana, erano già tutti blogger, appassionati di social media e appassionati di argomenti specifici molto rilevanti per noi. La ragazza con gli occhiali, vi cito solo lei per dirvene uno, si chiama Oriana Papadopoulos, è greca, viveva negli Stati Uniti, parla madrelingua, italiano, greco, spagnolo, inglese, è appassionata, aveva già un paio di blog di enogastronomia, era una food blogger anche abbastanza nota, ha partecipato alla selezione, adesso vive a Firenze e fa parte del team, e per lei è un sogno parlare delle eccellenze enogastronomiche della Toscana, andare a assaggiare il sassicaia, vivere delle esperienze e poterle raccontare al mondo. Ecco, per ciascuno di questi membri del social media team è stato usato lo stesso criterio di scelta, abbiamo cercato di farli lavorare assecondando le loro passioni personali, e questo vi assicuro, se chi scrive anche un Twitter è emozionato, vi assicuro che l'emozione passa ed è un fattore importante nel riposizionamento di brand. Il social media team ha il compito di accompagnare, come vi dicevo, il turista nella sua esperienza di viaggio pre, durante e dopo, attraverso tutti i canali digitali presidiati. In questo momento stiamo presidiando circa 50 social media, ma anche qua non è importante il canale, cioè se io vi dico 50 social media non vuol dire nulla, è importante il contenuto, quindi per ogni canale state sicuri che abbiamo del contenuto rilevante, altrimenti non lo apriamo, e questo è un consiglio che di solito diamo a tutti. Che cosa stanno facendo? 1. Storytelling come forma di gestione della conoscenza e fattore di cambiamento, quello che vi ho appena detto. Mettono in piedi una strategia di engagement per i turisti attraverso leve emotive, quello che vi ho appena detto, e logiche partecipative e co-creazione di esperienza, cioè gli forniamo banalmente, tra virgolette, gli strumenti per condividere le loro emozioni. E soprattutto andiamo a sensibilizzare il sistema e i turisti, andiamo a lavorare sulla coda lunga con un effetto interessante. Parliamo di turismo online, quindi non è possibile non parlare di turismo di nicchia e di esperienza tailor made. Più ci spostiamo verso la fine della coda lunga dell'esperienza, cioè più il turista percepisce che la destinazione, l'offerta che lui sceglie è fatta in maniera unica, quasi esclusivamente per lui, più aumenta la percezione del valore, e questo permette di alzare anche il tasso di permanenza e di lavorare sull'unicità dell'esperienza, che è un'altra cosa che fa impennare il valore. Che cosa vuol dire? Questo vuol dire, ad esempio, nel 2009 TripAdvisor ha diffuso la classifica dei migliori hotel al mondo secondo la regola del guest ratings, quindi analizzando tutti i commenti degli utenti hanno stilato la classifica dei 100 hotel migliori al mondo. Al primo posto nel 2009, quest'anno è al quarto, c'era questa struttura che si chiama il Vecchio Asilo San Gimignano, una stella, 67 euro la doppia. Loro neanche avevano il sito internet nel 2009, si sono accorti che c'era qualcosa che non andava perché avevano prenotato fino alla fine del 2012, dal 2009. Ecco, questo è l'esempio di cosa vuol dire un'offerta da coda lunga di nicchia. Questo 7 camere, eppure è diventato il primo hotel al mondo con una cifra assolutamente ridicola che nessuno si aspettava. Loro hanno semplicemente lavorato sul prodotto, facevano le marmellate fatte in casa, i dolci freschi a colazione, insomma hanno creato una relazione unica con i loro clienti e sono stati premiati da quel meccanismo del passaparola. Allora, mi rimane un minuto e mezzo perché io sono puntuale, vi volevo però dire due dati dei risultati velocemente. Allora, l'audience totale raggiunta attraverso 787 fonti, social media, blog, community, 241 milioni di persone, 20.000 contenuti originali creati dal social media team in 18 mesi, che hanno causato più di 45.000 interazioni con gli utenti. Tralascio i grafici splittati per ogni social media, e mi interessa però dire ad esempio che la crescita nei social media è sempre lineare, organica,
tranne, avete visto, ci sono dei picchi in alcuni punti, quando in sinergia con eventi di tipo e comunicazione di tipo tradizionale, quindi per raggiungere immediatamente un picco di visibilità, su questo la televisione è stata utile, ma solo e solo su questo. Questo non lo dico perché è da ieri che mi rifiuto, o avrò sentito parlare di fare sistema 8700 volte in tutti i panel da ieri, quindi non cito la parola, basta, non lo dico più. Parlare di ROI, soprattutto parlando di social media, è complicato, lo sapete, è un discorso strano, anche perché spesso i ROI che vi propongono le aziende sono tipo questo. Abbiamo rilevato 50.000 conversazioni circa sulla Toscana prima dell'inizio della campagna con un sentiment 59 positivo, 30 neutro, 11 negativo. Adesso, dopo circa 18 mesi, questa è la modifica, quindi un buzz più che raddoppiato e uno spin del sentiment molto ridotto quello negativo e si è polarizzato molto quello positivo. Questi dati a noi però interessano in maniera relativa, nel senso, se a me viene un'agenzia mi propone questo non me ne frega niente, io voglio più prenotazioni in Toscana, voglio più turisti. Infatti li abbiamo incrociati con tutta una serie di altri dati, vado avanti veloce, abbiamo visto come nel 2009 siamo partiti dall'Italia, media turismo in Italia meno 4,7%, media turismo in Toscana meno 0,7%, proprio grazie, cioè il sistema turistico ha retto in un anno di nera crisi, proprio grazie al turismo interno Italia su Toscana. E vabbè, può essere un caso. 2010, media turismo in Italia meno 0,70, quindi un'ulteriore flessione rispetto al dato bruttissimo del 2009. Media turismo in Toscana più 2,5%, con una particolarità: abbiamo rilevato un più 7,8% di turisti stranieri. Noi dal 2010 ci parliamo solo all'estero, cioè la campagna si è completamente spostata nei paesi anglosassoni, cioè parliamo solo in inglese in tutto il mondo e ovviamente la maggior pressione nei paesi anglosassoni. Questo non credo possa essere un caso, poi vediamo, incrociandolo anche con altri dati strutturali. Per quanto riguarda la gestione, intanto mentre Federico cambia il computer, insomma, se ci sono domande...